Segretario, Cortona si conferma ancora un luogo dove insomma Ariadem, in questo caso il PD comunque più genericamente un po' si ritrova. Sì, è un piacere ritrovarsi qui a Cortona con questo convegno nazionale di Aria Dem che era un'abitudine prima della pandemia e che purtroppo è stato interrotto proprio da questi due anni complicati che abbiamo vissuto e che in parte insomma, ancora stiamo vivendo. Un'occasione preziosa di confronto per arrivare a un partito democratico sempre più forte, più radicato e anche più concentrato in quello che è necessario fare entro la fine della legislatura, ma ponendo nell'agenda politica dei prossimi mesi l'emergenza sociale, la questione dei salari che credo insomma, sia necessario affrontare se non vogliamo trovarci a fare una campagna elettorale nella quale la destra assorbe insomma, il malcontento forte e le difficoltà che anche la crisi internazionale stanno generando. Ovviamente sono tre giorni che oltre a trattare temi di stretta attualità, come lei ha ricordato, andrà anche a parlare ovviamente di elezioni, analisi del voto, guardando al nostro piccolo centro, in questo caso Monte Sansavino, non, non è andata bene. Ecco su questo che riflessioni si possono fare guardando al futuro e rispetto anche a quello che stava dicendo adesso. Siamo in una situazione molto complicata, per, oramai non nuova peraltro per il centro-sinistra in provincia di Arezzo, perché c'è un trend oramai da alcuni anni abbastanza netto di inversione un po' a destra dell'opinione pubblica che abbiamo riscontrato in tutte le elezioni, eh, dal 2018 politiche europee anche regionali, in provincia di Arezzo, seppur di poco, ha vinto la Ceccardi e non il Gianni. Quindi questo richiede un impegno straordinario nei confronti di questo territorio, sicuramente del gruppo dirigente, dei sindaci, del gruppo dirigente diffuso, ma anche del partito nazionale, perché se vogliamo avvicinarci alle elezioni politiche e come è il nostro obiettivo recuperare anche una rappresentanza parlamentare lo dovremo fare con un grande impegno nel territorio, ma anche sviluppando una capacità di ascolto e di relazione che vada oltre il perimetro del Partito Democratico e del centro sinistra. Monte San Savino eh, ci sono state tre liste, il centro sinistra non è stato unito perché un pezzo ha sostenuto un'altra lista e questo è fatto noto. Alla fine però il risultato è stata la vittoria del centro destra. Questo deve essere oggetto di riflessione, credo, collettiva e io faccio un appello anche alle altre forze politiche del cosiddetto campo largo a riunirci a breve affinché si possa fare una riflessione in prospettiva sui prossimi appuntamenti elettorali amministrativi nel territorio ma anche sulle elezioni politiche e sulle necessità che abbiamo di ridare una rappresentanza parlamentare alla provincia di Arezzo.